nasce come una visione di questo luogo, quest'angolo di Bologna. Volevamo un posto dove poter mettere le nostre scelte, il nostro concetto di stile di vita, di lifestyle, e questo non è altro che l'espressione del nostro pensiero, del nostro modo di fare moda e di proporre le cose che ci piacevano. La caratteristica con cui è nato Land Le Palais è stata quella di rivisitare soprattutto i grandi couturier che hanno saputo rinnovarsi nell'ultimo decennio. Da qui anche molti brand che troviamo ad esempio in fiere come quella del White a Milano, piuttosto che in giro per il mondo. Molta importanza stiamo dando alla ricerca di giovani designer. Faccio un caso anche quello del British Council inglese, con giovani talenti come David Coma o Gaz Biu, che già è conclamato, piuttosto che Todd Lynn o Mark Fast e altri. Credo che questo giusto mix fra couturieri visitati, ricerca e brand italiani sia la miscela vincente del negozio. Il nostro Café Le Palais è il luogo dove Bologna prende l'aperitivo, ma anche la gente che gravita all'interno dell'universo della moda e dell'arte si ritrova semplicemente per parlare di moda. Per noi il concetto di aggregazione è molto importante. Ora lo stiamo spostando anche sul web, non solo tramite l'e-commerce che abbiamo cominciato 3 anni fa e che sta crescendo tantissimo, ma anche grazie al blog della Le Palais, che ci consente di fare informazioni e di aggregare anche un popolo, un numero di persone che magari non vive, non viene a Bologna, ma che può raggiungerci appunto online. Il futuro, oltre al web, al nostro blog e al progetto radio che vivrà all'interno del blog, ci sarà anche un nuovo spazio dedicato, oltre che alla moda, all'arte, una sorta di spazio berlinese spostato all'interno di un palazzo rinascimentale bolognese, fisicamente molto vicino a noi, uno spazio che ci consentirà non solo di proporre il concetto di lusso insieme al Destroy, ma anche di poter continuare a fare le nostre esposizioni e la nostra sorta di galleria d'arte itinerante.